La nazionale tedesca nel corso degli anni 70 conquistò una centralità non solo a livello continentale ma a livello planetario, con la vittoria nel mondiale del 1974, ma ecco che questa centralità trovò poi anche delle rivalità interne. I volti simbolo della Germania calcistica a cavallo tra gli anni 60 e gli anni 70 erano Beckenbauer e Netzer, erano Breitner e Bertie Vogts. Attorno a queste icone calcistiche venne costruita anche una rivalità che era una rivalità per alcuni versi politica e per altri sociale. Tigana, storia degli europei di calcio. Nel 1972 la Germania è più divisa che mai, non solo tra blocchi di influenza che separano ovest ed est, ma anche al suo interno. Il movimento del 68 ha avviato una profonda riflessione tra i giovani della Germania occidentale, in particolare sulla mancata epurazione dei nazisti e sul contenuto effettivo della nuova democrazia. Un po' come in Italia, anche qui molti uomini fedeli al passato regime occupano posti di potere. Basti pensare, ad esempio, al segretario della cancelleria nazista Hans Globke, tra gli autori delle leggi di Norimberga. Globke, il cui passato fu tenuto oscuro negli anni del primo dopoguerra, anche grazie alla CIA, è uomo chiave nello staff di Konrad Adenauer, il primo cancelliere della Germania post-bellica. Esiste però anche una gran parte di opinione pubblica fedele alla svolta atlantica del paese, ostile ai movimenti sociali e alle organizzazioni terroristiche, in forte competizione ideologica con la DDR, un blocco sociale che riesce ad appoggiare a guida del paese addirittura Kurt Kissinger, ex membro del partito nazista, diventato cancelliere della grande coalizione che si forma dal 66 al 69. Poi cambia qualcosa. Gli anni 70 tedeschi si aprirono con una svolta che fu anzitutto una svolta di tipo politico, cioè dopo 3 anni di governo di grande coalizione condiviso tra il Partito Cristiano Democratico, Cristiano Sociale e l'SPD Socialdemocratica, ecco, nel 1969 l'ex sindaco di Berlino, Willy Brandt, arriva al governo, un governo di matrice socialdemocratica che portò un vento di grande novità a livello tedesco. La parola d'ordine era non solo quella del grande dinamismo economico, ma era anzitutto quella della Ostpolitik, cioè la necessità e la volontà di riaprire e normalizzare progressivamente i rapporti diplomatici con i paesi del ex oltrecortina, cioè con i paesi che stavano al di là del muro di Berlino edificato nel 1961, e in particolare con la Germania Est e con l'Unione Sovietica. Anche il campo da calcio vive la sua divisione. Una spaccatura plastica, quella interna alla selezione della Germania Ovest, che vince i campionati europei del 72. Ci sono 2 squadre a dominare il campionato nazionale e i loro leader sono tutto ciò che c'è di diverso l'uno dall'altro. Franz Beckenbauer era l'icona, la stella, il capitano del Bayern Monaco, squadra simbolo di una Baviera cattolica e conservatrice. Era peraltro un giocatore che da giovane era finito nel tritacarne della cronaca perché aveva avuto un figlio da un rapporto prematrimoniale a soli 18 anni e questo in Baviera non era stato accolto molto bene, ma era identificato, diciamo così, con la Germania più conservatrice. Il soprannome di Kaiser, che gli era stato dato da una rivista sportiva Kicker e l'aveva associato a una sua simpatia per l'ex imperatore austro-ungarico Francesco Giuseppe, lo opponeva anche a livello estetico all'altra grande star della prima metà degli anni 70, e cioè Netzer, stella del Borussia Mönchengladbach, che proprio negli anni 70 rappresentò l'alternativa al Bayern Monaco. Nel corso di un decennio il Bayern Monaco si aggiudicò 4 campionati tedeschi a fronte dei 5 del Borussia. Il Bayern Monaco poi dopo prese il volo da un punto di vista internazionale aggiudicandosi 3 Coppe dei Campioni, ma ecco, queste rivalità
consentirono al calcio di diventare sempre più protagonista e centrale in un decennio, quello degli anni 70, che per la Germania fu funestato progressivamente da una spirale terroristica che lo accomunava anche al caso italiano. La nazionale tedesca contiene un'altra rivalità, ancora più politica. Titolare sulla fascia sinistra in difesa, gioca Paul Breitner, soprannominato Der Afro, per via della sua capigliatura riccioluta. In panchina, ma diventerà titolare ai mondiali seguenti, c'è l'arcigno marcatore Bertie Fox, noto per le sue posizioni conservatrici. Due altri atleti simbolo da questo punto di vista furono proprio Bertie Fox, simbolo di una Germania più conservatrice, e invece Paul Breitner, altro giocatore del Bayern Monaco, di chiare simpatie di sinistra, soprannominato il maoista, si diceva che portasse il libretto rosso anche alle sedute di allenamento, si era fatto fotografare più volte di fronte a quadri di Che Guevara, di Mao Zedong, e sarà anche uno degli atleti simbolo nella spedizione argentina del 1970, quando in un campionato del mondo disputato nell'Argentina della dittatura del regime di Videla fu uno dei pochi giocatori a contestare dichiaratamente il regime argentino. Breitner, sin dai primi anni 70, è un idolo per gli appassionati di pallone appartenenti agli ambienti rivoluzionari. Un giorno confida a un reporter di ammirare Marx e di auspicare una sconfitta americana in Vietnam. Qualche anno dopo, appunto, rifiuterà di andare a giocare il mondiale in Argentina, chiaramente per ragioni politiche, aprendo un duro scontro con il suo allenatore Helmut Schön. Qualche anno prima, però, Breitner era stato attaccato per il suo trasferimento al Real Madrid, la squadra del generalissimo Francisco Franco. Edoardo Galeano ci spiega invece nel suo Splendori e miserie del gioco del calcio chi sia Bertie Fox. L'Argentina è un paese nel quale regna l'ordine. Io non ho visto nessun prigioniero politico, dirà il futuro allenatore della nazionale tedesca, con cui diventerà campione d'Europa nel 1996. Una dichiarazione che contribuisce a legittimare la feroce dittatura sudamericana. Delle simpatie di Fox sa qualcosa anche Carlos Cageli, attaccante cileno dalle simpatie socialiste, che nello scontro tra Germania Ovest e Cile del Mondiale del 1974 si fa espellere dopo avergli tirato un calcione. Il vero protagonista del torneo è però Gerd Müller, capocannoniere al mondiale precedente in Messico. Il centravanti del Bayern si impone in cima alla classifica dei bomber anche in Europa. 4 gol in 2 partite, 2 al Belgio in semifinale e 2 all'Unione Sovietica nell'ultimo atto. Nessuno riesce a fermare Müller, oggi colpito dall'Alzheimer. La Germania Ovest fa le prove generali per il mondiale casalingo, che pure riuscirà a vincere battendo in finale l'Olanda. L'Italia, invece, delude. Nelle qualificazioni contro l'Austria al Prater di Vienna si infortunerà gravemente Gigi Riva, gettando nello sconforto contemporaneamente sia i tifosi del Cagliari sia quelli della Nazionale. Riva riuscirà a tornare per i quarti di finale contro il Belgio, ma il suo rigore non basterà per passare il turno. Pochi mesi dopo, la situazione politica internazionale tornerà a farsi sentire in Germania. Proprio a Monaco, dove giocano Breitner e Müller, oltre che il capitano Beckenbauer. Mentre sono in corso le Olimpiadi ospitate dalla città bavarese, un comando dell'organizzazione palestinese Settembre Nero fa irruzione nel villaggio che ospita i partecipanti ai giochi. 11 atleti israeliani perderanno la vita nel corso dell'azione. Ma questa è un'altra storia. Tiganà, storia degli europei di calcio, è un progetto del Master in Giornalismo dell'Università di Bologna, a cura di Michele Mastandrea e Francesco Mazzanti. Si ringraziano per la partecipazione Riccardo Brizzi e Nicola Sbetti, per il supporto tecnico Maria Giulia Giulianelli e per la parte grafica Giacomo Tamburini.